Minuti. Grazie Presidente. Il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse dopo che per rapirlo avevano già trivellato 5 agenti della sua scorta. Ricordare le vittime strappate dalla violenza terroristica è un dovere di ogni italiano e certamente dello Stato. E allora ogni violenza, ogni atto di terrorismo deve essere condannato per un dovere d'umanità e di rispetto per la vita umana. Ma questo non basta. Ogni violenza e ogni atto di terrorismo devono essere perseguitati. Bisogna ricercare e dare verità e giustizia. Questo è quello che compete in vario modo alle forze dell'ordine, alla magistratura, a chi si occupa di informazione ed educazione e a chi ricopre cariche istituzionali. Perché altrimenti battersi il petto ai funerali, piangere a favore delle telecamere, non solo non serve a nulla, ma è anche, cari colleghi, una vergognosa mancanza di rispetto. Aldo Moro è morto 42 anni fa, eppure c'è ancora troppo da sapere. Ci sono ancora troppe oscurità su quella stagione terribile che l'ha visto morire per mano delle Brigate Rosse. E poi ci sono le stragi di Ustica e quelle di Bologna a cui faceva riferimento il senatore Casini. Oggi dobbiamo, e l'abbiamo chiesto, desecretare i documenti che riguardano quelle vicende, a partire dal lodo Moro. Solo così si può dare giustizia e verità alla nostra nazione, troppo spesso vittima di omissioni e verità di comodo. Perché sapete, nel 1975 Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci del Movimento Sociale Italiano di Padova erano stati già giustiziati. Eppure il maestro del giornalismo, Giorgio Bocca, definiva quegli omicidi e altri come l'eterna favola delle Brigate Rosse, come se gli assassini non potessero essere comunisti. Allora si parlò di sedicenti Brigate Rosse, oppure come accadde per l'omicidio di Michis Mantakas, si parlò di resa dei conti tra Missini. E non è solo un brutto ricordo del passato, perché ogni 10 febbraio riappaiono le stelle rosse e la violenza di chi si rifà a quell'ideologia. 2 anni fa all'Università di Padova, proprio nella città dove le Brigate Rosse uccisero per la prima volta, vennero affissi dei manifesti con la faccia dei relatori di un convegno, quasi come fossero dei bersagli da colpire, per impedire che potessero parlare della medaglia d'oro al merito civile Norma Cossetto. E il linguaggio era stato così violento da costringere la questura a impedire la conferenza, perché è impossibilitata a garantire la sicurezza dei relatori. Non è solo un brutto ricordo, perché non è passato tanto dal giorno in cui giornalisti e presunti intellettuali, alcuni anche con incarichi politici, firmarono un appello a favore del pluriomicida Cesare Battisti, dimostrando che l'adesione o la simpatia ideologica a volte sono più forti della condanna dei crimini e del rispetto delle vittime. O forse perché per qualcuno la vita umana non conta nulla e i terroristi possono essere difesi, aiutati, compresi, magari anche stimati, come se fossero loro gli eroi. Ma almeno Cesare Battisti è stato finalmente arrestato. Mi auguro che nessuno pensi di scarcerarlo con la scusa del coronavirus, perché sarebbe l'ennesimo schiaffo in faccia a chi ha subito la sua violenza omicida. Noi abbiamo un po' paura, onestamente, perché il 9 maggio è stato anche l'anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato. Abbiamo visto quanto rispetto ci sia stato per le vittime di mafia, con i boss scarcerati e la dignità d'Italia che richiede le dimissioni del ministro Bonafede. Venduta questa dignità per tenere unito questo governo. Cesare Battisti è stato arrestato, ma quanti terroristi sono scappati all'estero? Quanti hanno potuto vivere tranquillamente e agiatamente, aiutati da qui, mentre le famiglie delle vittime hanno continuato a piangere i poveri cari uccisi, senza neppure avere giustizia? E la colpa non è soltanto dei carnefici, ma anche da chi ha permesso, anche di chi ha permesso tutto questo. Sono troppi i casi senza risposta e giustizia di militanti di sinistra e di destra uccisi senza pietà. Penso a Valerio Verbano, ucciso davanti ai genitori, e penso alle stragi dove sono morti, caduti ragazzi di destra, tipo come a Calarenzia,
alla mitraglietta Scorpion che, dopo aver ucciso i ragazzi della sezione, continuerà a uccidere a Roma e a Firenze, senza che nessuno abbia mai pagato. Vogliamo parlare dei nostri uomini in divisa? Chi li ricorda? In Alto Adige nessuno si è sentito in dovere di ricordare la ventina di servitori dello Stato e i tanti civili uccisi dalla violenza separatista. Quella violenza, solo pochi giorni fa, omaggiata dalle scritte dei nuovi separatisti, nel silenzio assordante di troppa informazione e troppi politici. Quando muore un servitore dello Stato, quelli che per due soldi rischiano la vita per proteggerci, la commozione generale dura sempre poco. Come se in qualche modo fosse normale, come se non potesse interessare a nessuno, quasi come se la fossero cercata. Invece ai criminali sono dedicati film da eroi romantici, gli eroi che sbagliano, i compagni che sbagliano. Mentre per un carabiniere, un poliziotto, un finanziere, un soldato rimangono solo il silenzio imbarazzato e, se va bene, una medaglia alla memoria. Allora non ha senso una giornata per le vittime del terrorismo se poi si accetta la vergogna dell'ingiustizia. Non hanno senso i minuti di silenzio se poi si continua a tacere invece di condannare. Non ha senso stringere le mani ai parenti delle vittime se poi non si ricerca la giustizia, o peggio, la si interpreta. Il 29 aprile del 76 il consigliere provinciale Enrico Pedenovi fu ucciso solo perché del Movimento Sociale. Il pomeriggio si sarebbe recato a commemorare Sergio Ramelli, ucciso a 18 anni l'anno prima. A volte temo che non sia cambiato nulla, perché quest'anno nel luogo dove Sergio è stato sprangato sono stati multati 4 ragazzi colpevoli solo di reato di cuore. Essere andati in pochi, in sicurezza, distanziati con le mascherine e un pericolosissimo mazzo di fiori a omaggiarlo. Perché c'è un'Italia che non è la nostra Italia, che pensa sia meglio dimenticare e voltare la testa dall'altra parte, o addirittura giustificare. Non noi, ovviamente, perché noi ricordiamo tutti gli anni, non dimentichiamo mai di farlo. E forse è proprio per questo che facciamo politica, perché non lo facciamo solo per quei ragazzi in divisa uccisi nelle strade o quelli che sono caduti perché amavano troppo l'Italia. Lo facciamo per noi, perché il ricordo è motore di vita. Lo facciamo per chi non sa e per chi merita di sapere. Lo facciamo per l'Italia che merita che i suoi martiri siano scritti nel libro della sua storia. Per questo ormai da anni sappiamo e diciamo che non esistono morti più importanti di altri, come non esistono motivazioni ideologiche in grado di giustificare l'omicidio di nessuno, anche se di qualcuno da noi molto distante. Abbiamo da sempre cercato di superare la logica degli opposti estremismi. Riteniamo che la polemica politica, anche durissima, non può scendere mai sul piano della violenza. Quella violenza che poi diventa alibi per chi pensa che la politica si possa fare a suon di bombe o a colpi di pistola. Siamo figli di Almirante, che si recò a rendere omaggio alla salma di Berlinguer come rispetto tra avversari, ma anche come monito a chi avrebbe voluto risolvere le inconciliabili differenze con la P38. Noi non siamo stati mai dalla parte di chi spara e di chi uccide. Chi ha amato l'Italia ed è stato ucciso dal terrorismo ha pagato la conseguenza del proprio amore e dell'odio di terroristi infami, troppo spesso protetti. È per loro che dobbiamo ricordare, perché, come scriveva il filosofo danese Kierkegaard, il ricordo è un'ombra che non si può vendere, anche nel caso in cui qualcuno volesse comprarla. È con noi, è parte di noi, è uno sprone per costruire il futuro. E allora ricordiamo tutte le vittime uccise dal terrorismo, ma cari colleghi e cari colleghe, ricordiamolo davvero, senza ipocrisia, affinché almeno davanti alla morte non ci siano più vittime di un Dio minore.